il centro di produzione di Torino e anche quello di Milano hanno colto con entusiasmo questa bellissima opportunità che ci viene data di ospitare la conferenza stampa di lancio dell'edizione 2018 di Mito. Rai, attraverso i canali di Rai Cultura e la radio, racconterà l'attività di Mito. In più, Rai è anche coinvolta attraverso la propria orchestra e il proprio auditorium qui a Torino in due appuntamenti proprio a chiusura di Mito a fine settembre. Quindi non posso appunto che rinnovare il saluto a tutti, ringraziare le istituzioni e dare la parola a Carlo per la conferenza stampa. Grazie Guido. Chiamerei a questo punto Nicola Campogrande, direttore artistico di Mito. Grazie, buongiorno. È un piacere raccontarvi di questa nuova edizione di Mito e parlare di presente e di futuro. E apriamo con l'esecuzione integrale dell'Uccello di Fuoco di Stravinsky. Insieme a Stravinsky si ascoltano le musiche di un compositore della generazione precedente, come Tchaikovsky, ma poi anche la musica di Victoria Borisova-Hollas, classe 1969, quindi tre generazioni di compositori russi con la danza come elemento scatenante per il programma iniziale. E poi c'è musica che ha una sua vitalità ritmica, che non è tecnicamente danza, ma che è strutturata allo stesso modo, cioè musica che spinge in avanti, musica nella quale hai un senso di movimento, come accade nella Settima Sinfonia di Beethoven. E c'è un altro concerto che mette in programma musiche che sono costruite con dei ritmi di danza senza essere tecnicamente danza, che è quello del Kronos Quartet, perché ha detto: ma se noi amplifichiamo e cambiamo il repertorio e cominciamo a pensare che ad esempio una canzone siriana o un brano rock possano essere trascritti per quartetto d'archi, che cosa succede? Allora abbiamo il piacere di ospitare due concerti del Kronos Quartet, naturalmente nelle due città, che va ad esplorare questa parte del repertorio. Dopo i nostri 16 giorni di programmazione per ognuna delle città, che danno vita a 17 giorni di festival, 125 concerti, peraltro nel fine settimana continuano ad esserci uno spettacolo sabato e uno domenica, ripetuti più volte, apposta per i bambini. E poi c'è l'altro appuntamento, ormai questa piccola tradizione, siamo arrivati al terzo anno, che è quello dell'Open Singing. Saremo diretti non semplicemente da un direttore che è specializzato nel guidare il pubblico, ma da un grande direttore di coro tout court come Gary Graben. Insomma, mettere in curriculum il fatto di aver cantato, seppur in un open singing, sotto la guida di Gary Graben, diciamo, è qualcosa che secondo me può fare piacere a tutti. E quindi spero abbiate voglia di frequentare i concerti come è accaduto negli ultimi anni, perché io non vedo l'ora di cominciare. Grazie. Grazie Nicola Campogrande, la linea torna a Milano. Grazie Carlo, presidente di Mito Settembre Musica, Anna Gastel. C'è un pubblico molto raffinato che ci segue, c'è anche un pubblico di neofiti che invece ha voglia di riscoprire pagine nuove, di sentire l'emozione e la gioia di sentire la musica classica. L'emozione guida il nostro pubblico ed è anche bello che sia, come dire, una festa itinerante. C'è un passaparola per andare a vedere il prossimo concerto e quindi è davvero una grande festa popolare nel bel senso della parola della musica. Grazie. Grazie alla Presidente Anna Gastel, la linea a te, Carlo. Vorrei partire, prima di chiamare in causa la Sindaca Chiara Pendino, proprio dalle parole della Presidente Gastel. Emozione e festa itinerante, Mito e musica diffusa, Sindaca. La sfida che abbiamo, oltre ad andare insomma nelle periferie, noi pensiamo sempre alle città come città comune, ma in realtà la sfida che abbiamo anche in questo festival è di raccogliere tutta l'area metropolitana e quindi estenderci anche oltre il confine prettamente torinese. Grazie alla collaborazione tra le due città, il fatto che entrambe le città ritengono evidentemente questo momento strategico, non solo stiamo consolidando, ma credo che stiamo facendo un buon lavoro, in particolare per quanto riguarda la crescita del festival a livello internazionale. Sappiamo di essere il festival nazionale, ora credo che dovremmo fare ancora maggiori sforzi per essere festival internazionale come tale, essere riconosciuti. Grazie. Grazie alla Sindaca Chiara Pendino. La parola va a Milano, Dante, a te. Grazie Carlo. Sindaco Giuseppe Sera. Abbiamo deciso con Chiara Pendino quest'anno anche di fare la conferenza stampa nelle due città. Riteniamo che sia veramente importante che l'informazione regionale e locale abbia peso e forza. Tanto del vivere, della socialità, dell'evoluzione del nostro modo di pensarci cittadini nasce dalla città. Quindi
è anche un invito alla RAI a tenere forte il presidio nelle città, per cui credo che anch'io come tutti a questo punto non aspetto che l'apertura del festival e di poter partecipare a alcuni eventi.